grande appuntamento da un punto di vista di pesca, ma anche di marketing territoriale, che consente a questo territorio di essere per alcuni giorni la capitale mondiale della pesca alla trota con esche naturali. Al via i mondiali di pesca sportiva alla trota con esche naturali in Casentino, un'intera vallata mobilitata per accogliere sportivi appassionati e turisti. La Federazione Italiana Pesca Sportiva è una federazione che all'ambiente tiene e infatti organizza questo campionato di catch and release, dove il pesce viene rimesso in acqua, quindi non c'è mortalità. E soprattutto il rispetto dell'ambiente si vede anche da come sono state curate le sponde e da come è curata la vigilanza in questo particolare campo di gara. Il campo gara sarà il Torrente Solano a Castel San Niccolò. È un'attestazione di riconoscimento del lavoro che il consorzio fa quotidianamente. Un lavoro di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua che sa coniugare la riduzione del rischio idraulico con la valorizzazione ambientale. È la prima volta che viene scelta la Toscana per questo campionato mondiale. Il torrente è tenuto benissimo, tant'è vero che ultimamente ci sono state fatte parecchie gare nazionali e volevamo approfittare proprio per vedere di poterci portare un campionato del mondo che secondo me il torrente se la merita tutta e le trote come vi dicevo anche. In Casentino sono arrivati team provenienti da vari paesi europei oltre alla nazionale italiana che nelle acque della vallata difenderà il prestigioso titolo conquistato nel 2023 in Croazia. Ha avuto tanto consenso da parte di tutti, dalle autorità, dai pescatori sono venuti a trovarci, sono pronti e noi siamo pronti per far sì che questo mondiale sia uno dei più belli della storia della pesca del trota torrente.